Quante sono nella nostra provincia le persone affette da diabete? In tutta la nostra provincia purtroppo abbiamo 15.000 persone affette da diabete misto da tipo 1 e tipo 2. Purtroppo il numero è sottostimato in quanto questa malattia è una malattia che molte persone hanno e non sanno di averla. A Fano in particolare siamo 4.000, sempre diciamo definiti, ecco. E quale ruolo ricopre la vostra associazione? L'associazione Diabetici Fano ricopre un ruolo, direi, di punto di riferimento per le persone affette da diabete di tipo 1 e diabete di tipo 2. La nostra associazione esiste perché ha l'obiettivo di tutelare le persone con diabete, ma ci tengo a precisare che la parola tutela non è soltanto dal punto di vista della tutela dei diritti che tutti iniziano, diciamo, che ci viene come primo pensiero, ma è anche come stare vicino alle persone con diabete, perché noi abbiamo anche dei numeri di telefono a disposizione ai quali si può chiamare per chiedere qualsiasi cosa, un consiglio, un conforto, una risoluzione di qualsiasi problema che non necessariamente va a ledere i propri diritti. Quindi fate formazione e informazione. Assolutamente attraverso dei corsi che abbiamo fatto anche moltissimi webinar. Siamo presenti nel reparto dell'ospedale con una scrivania e quello è un momento, diciamo, molto particolare perché le persone che stanno in attesa hanno la possibilità di imparare degli elementi di vita quotidiana, perché il diabete sappiamo è una malattia che ti accompagna, se così si possiamo utilizzare, tutte le ore della giornata. E prossimo appuntamento sabato. Prossimo appuntamento, 25 marzo, presso il centro civico Gimarra in via Giovanni Cena a Fano, verrà svolta l'assemblea dei soci, all'interno della quale non solo eleggeremo il nuovo consiglio direttivo, ci saranno anche una relazione della dottoressa Garrapa, diabetologa del centro dell'ospedale di Fano, diabetologico, che ci parlerà di cos'è il diabete, e il dottor Mignoni, che è un dottore oculista in pensione, che darà diciamo, l'accento sulla retinopatia e la maculopatia diabetica. L'incontro sarà riservato esclusivamente ai soci? Ai soci e a chiunque voglia avere dei consigli sulle buone abitudini di vita, e quindi dal punto di vista nutrizionale, dal punto di vista del movimento e qualsiasi altro consiglio che fa stare bene in salute. Perché non dimentichiamoci che le regole di un diabetico sono le regole di chiunque voglia stare in buone condizioni salutari.